se ci andiamo a casa abbiamo incassato 100 euro, il prezzo che cola, ma io con 100 euro ci devo pagare la corrente. Due persone che siamo qua dalle 5 stamattina. Le tasse, solo pubblico. Io non è che la penso come lei. Questo è di più, per la carne, per tutto. Noi siamo cittadini normali che ci siamo rotti coglioni e stiamo provando a costruire una società senza intermediari. Intanto queste, se non la passi tutti, ma guardi, sì, però noi non li vogliamo ammazzare, vogliamo che lavorino. Sappiate che se non andate a votare non solo non li ammazzate, ma gli prolungate la vita. Io devo capire perché non andate a votare. Massimo, due mandati. Ti do il mio numero di cellulare privato. Così se io dentro in Parlamento mi richiami, dammi una penna. Se no ti posso dire adesso che è peggio dell'altro. Esatto, siamo informati. Ci stiamo organizzando, siamo incensurati, ci stiamo provando, entriamo lì dentro e il Parlamento lo trasformiamo in una casa di vetro all'interno del quale il cittadino può guardare e allora inizia a convincere amici e parenti a dare la possibilità ad un movimento nuovo di cittadini arrabbiati, non rassegnati, perché se fossimo rassegnati non staremmo a Colli Albani sotto la pioggia a parlare con lei, che oltretutto neanche vota, perché non è che ci interessa il voto, ci interessa cambiare la capoccia, come dice a Roma, degli italiani. Siamo venuti qua a far vedere che siamo in carne e ossa. Sì, questi li lascio anche a lei, sono i 16 punti dell'agenda Grillo un po' più spiegati un po' meglio. E niente, e vi chiediamo aiuto, nel senso che la rivoluzione la facciamo insieme. Per cui abbiamo bisogno di cittadini come lei. Stiamo tutti nella stessa barca. Oggi entriamo io e Giorgio, domani entrerà lei, domani Francesco, ma. Perché non ti presenti tu alle prossime elezioni? Sul serio, pensa che bello avere Beppe Grillo come presidente del consiglio. Sarebbero contenti.